È tempo di mettere il nostro impegno in tutto quello che succede intorno a noi. Vediamo persone di buona volontà, che a prezzo anche della loro vita non si tirano indietro oggi. Vediamo persone che tante volte sembrano lontani dall'umanità e non hanno paura di mettersi in prima fila per combattere a favore degli uomini e delle donne di oggi. E allora anche noi, questa mattina, vicino alla tomba, vicino al corpo, alle spoglie del nostro Padre Pio, rispondiamo come rispose una volta il giovane Samuele: parla, Signore, i tuoi servi ti ascoltano, il tuo servo ti ascolta. Parla, Signore, attraverso l'ascolto della tua parola, la spiegazione della tua parola, la lettura, la meditazione della tua parola, e poi dando uno sguardo intorno a noi e leggendo con sincerità e leggendo con umiltà i segni dei tempi. Ascolta, Signore, e noi saremo disponibili a essere veramente figli tuoi, servi tuoi, per fare la tua volontà.